Lutto per il calcio italiano. Si è spento all'età di 80 anni Antonio Valentin Angelillo, ex allenatore dell'Arezzo negli anni d'oro e giocatore di Inter, Roma e Milan. Suo ancora oggi il record di 33 reti in 33 partite con la maglia nero-azzurra nel campionato a 18 squadre. Ad Arezzo arriva nel 1980 quando il presidente Narciso Terziani lo chiamò con la squadra che era ultima in Serie C. Guidò l'Arezzo ad una splendida rimonta che portò gli Amaranto ad arrivare addirittura quinti in classifica. Il capitano allora era Domenico Neri. Che persona era Angelillo? Ma un personaggio talmente singolare. Io ho avuto un rapporto talmente bello che lo posso solo descrivere che era una persona eccezionale per me, per tutti i miei compagni che anche stamattina mi hanno chiamato quasi tutti e tutti insieme facciamo le condoglianze alla famiglia, perché è stata una giornata bruttissima, insomma. Un uomo che per me ha rappresentato tanto, mi ha dato la svolta a livello calcistico, mi ha fatto crescere come uomo, insomma gli devo tanto, insomma, e faccio un abbraccio alla famiglia di cuore. Che allenatore era? A livello tecnico bravissimo, vedevamo molto prima le mosse degli altri, faceva gruppo con lo spogliatoio, un amicone, giocava le partite con noi, scommettevamo un panino a una partitella. Una persona veramente unica, eccezionale. Ho avuto 4 anni con lui, veramente indimenticabili. Senta, il legame con la città di Arezzo, ci può ricordare quegli anni, quali anni erano? Lei era il capitano di quell'Arezzo. Sì, lui è arrivato negli anni 80, è stato fino all'85, poi ha comprato casa ad Arezzo, si è stabilito ad Arezzo e aveva un legame fortissimo con la città, con noi. E con i suoi ragazzi li chiamava, perché in 7-8 siamo stati 4 anni con lui e abbiamo creato veramente una famiglia. È arrivato lui in campionato in corso, abbiamo vinto la Coppa Italia, abbiamo vinto il campionato, abbiamo fatto 2 grandi campionati di Serie B, poi lui è stato chiamato all'Avellino in Serie A, ha lasciato anche se a malincuore l'Arezzo, poi è ritornato dopo in un episodio sfortunato della retrocessione, però insomma i ricordi per lui sono senz'altro positivi. E del calcio moderno che ne pensava? Ma lui guardava le partite, faceva l'osservatore per l'Inter fino a qualche anno fa, ha scoperto tanti giocatori anche con l'Inter come Zanetti, e andava a vedere le partite, però credo che come tutti si ricorda sempre i tempi belli trascorsi, insomma. Il legame con Arezzo non si è mai spezzato. Angelillo ha scelto la città toscana per risiedere con la sua famiglia. Viveva in questa villetta in via Isonzo. Tutti lo ricordano come una persona schietta e sincera, proprio come quei botoli ringhiosi che lo ricorderanno per sempre.